Io vedo che tutte le stagioni dell'anno si trovano nelle anime vostre, che talora sentite l'inverno di molte sterilità, distrazioni, svogliatezze e noie. Ora le rugiade del mese di maggio, con l'odore dei santi fioretti, tra i calori del desiderio di piacere al nostro sposo divino. Non rimane dunque se non l'autunno, del quale non vedete voi gran frutti, però occorre bene spesso che al tempo di battere le biade e di premere le uve si trovino raccolte maggiori di quelle che promettevano le mietiture e le vendemmie. Voi vorreste che tutto fosse nella primavera e nell'estate, ma no, mie dilettissime figliole, bisogna che sia questa vicissitudine così nell'interno come nell'esterno. Nel cielo tutto sarà di primavera quanto alla bellezza, tutto di autunno quanto al godimento, tutto di estate quanto all'amore. Non vi sarà alcun inverno, ma qui l'inverno è necessario per esercizio dell'abnegazione e di mille piccole ma belle virtù che si esercitano nel tempo della sterilità. Carissime amiche e carissimi amici di Padre Pio TV, buona giornata a tutti quanti voi. Oggi ricordiamo San Martino, il vescovo che è così venerato un po' in tutto l'Occidente e che viene collegato anche alla tradizione della vendemmia e del consumo del vino novello. Sicuramente non è per un caso fortuito che nella raccolta Buona Giornata sia stato scelto un pensiero che parla proprio di vendemmia nel tempo dell'autunno e di mietitura, un pensiero di Padre Pio che è molto fortemente legato alla campagna, ai cicli delle stagioni. Siamo nel terzo volume dell'Epistolario e Padre Pio ci dice così: «Io veggo che tutte le stagioni dell'anno si trovano nelle anime vostre, che talora sentite l'inverno di molte sterilità, distrazioni, svogliatezze e noie. Ora le rugiade del mese di maggio, con l'odore dei santi fioretti, tra i calori del desiderio di piacere al nostro sposo divino. Non rimane dunque se non l'autunno, del quale non vedete voi gran frutti. Però occorre ben spesso che al tempo di battere le biade e di premere le uve, si trovino raccolte maggiori di quelle che promettevano le mietiture e le vendemmie. Voi vorreste che tutto fosse nella primavera e nell'estate, ma no, mie dilettissime figliuole, bisogna che sia questa vicissitudine così nell'interno come nell'esterno». Padre Pio prende come riferimento l'andamento delle stagioni con tutto ciò che di bello e di buono a noi deriva da ciascuna di esse. Se un giorno vi dovesse capitare di recarvi in pellegrinaggio alla Basilica di San Nicola a Bari, nel centro storico, trovereste su un portone laterale una bellissima scultura in pietra di maestri scalpellini
in stile romanico, dove tutto intorno viene un po' raffigurato il tempo dell'anno che trascorre con le varie stagioni. E dunque c'è chi ha un covone di grano pronto per essere tagliato, chi invece abbraccia un albero per indicare la primavera, già carico di frutti maturi per la raccolta. Padre Pio ci dice che ogni stagione può essere vissuta non soltanto nella contemplazione di quello che succede intorno a noi, ma che anche nello spirito abbiamo questa possibilità di godere di vari frutti, di varie sensazioni, così come dal cielo e dalla natura nostra ci vengono donate. E continua ancora così questo pensiero. Nel cielo tutto sarà di primavera quanto alla bellezza, tutto di autunno quanto al godimento, tutto di estate quanto all'amore. Non vi sarà alcun inverno, ma qui l'inverno è necessario per esercizio dell'abnegazione e di mille piccole ma belle virtù che si esercitano nel tempo della sterilità. Se ci dovesse anche capitare di vivere periodi di sterilità, pensiamo alla primavera che verrà, pensiamo ai frutti che con l'aiuto di Dio potremo sicuramente raccogliere un'altra volta ancora. Buona giornata, pace e bene a tutti.